Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra No so Berry Challenge. Allora, ragazzi, sono emozionatissima perché ebbene, sì, abbiamo iniziato la seconda stagione. E come potete vedere c'è una rossa tra noi, ovvero la nostra Deidre, Rainbow, o ovvero la nostra ex Robin, che appunto eh, ho deciso di chiamare Deidre. Eh, come potete vedere, ovviamente, il colore red è all'interno del nome, come lo era per Milton. Ed eccola qua, ragazzi, la vera roba oh? da sveglia, ma è stupenda. E questo colore rosso di capelli su di lei mi piaceva da impazzire, però... Con calma, come potete vedere ho apportato dei cambiamenti in generale alla casa perché volevo che rispecchiasse il più possibile il colore di questa generazione senza però ragazzi esagerare troppo. Quindi tetti rossi, uh, per esempio qua fuori ho ricolorato un po' di rosso dove potevo ragazzi ho uh, richiamato un po' al rosso. Quindi per chi segue la serie da, cioè meglio la serie, la challenge scusate, uh, allora accendi uh, tutte le luci, facciamo un secondo prima. Come potete ecco, vedere, chi segue la challenge dall'inizio, da, da comunque noterete che ho cambiato i colori per richiamare appunto il rosso. Guardate, eh, mi piace tantissimo, vi dico la verità. Noterete che c'è già qui qualcosina, ho ripristinato, perché un animaletto ci vuole ragazzi, per lei ho in mente qualcosa. Quindi eccola qui, la cucina ragazzuoli. E um, il ritratto di famiglia, potete già vederla un po' da qua. Quindi abbiamo Violet con Milton e la nostra Deidre. Che adoro, ragazzi, mi piace veramente tantissimo. Questo look per lei è perfetto. Ecco, già parte col plumbo gelato, tesoro. Sì, che bello e viva viva. Quindi, um, qui ho lasciato la stanza che avevo fatto eliminando un letto per gli ospiti. Ho cercato di ripristinare un po' di colore rosso anche qui, cambiando giusto i colori. Questa stanza è vuota, ragazzi, perché... Nel futuro potrebbe servirci per qualcosa, io ho già mente ovviamente per cosa, però... Mm. Così, questa, vabbè, la cucina ve l'ho fatta vedere, l'esterno... E ho già... Allora, la camera di Milton l'ho cambiata, ho cercato di restare sui toni... Eh, sui colori di Milton, insomma, diciamo, compreso il suo bagno, perché il suo bagno è suo. qualche chi glielo tocca, pure questo bagno in rosso, ragazzi, ho cambiato anche un po' qua i colori... Perché sì, con lei finalmente potremo utilizzarla, ragazzi, la lavatrice, lei non è... Ehm, insomma... Ecologista uh, come il padre, non ne frega una ceppalippa, uh, quasi uh, E sì, ho preparato già sotto, come potete vedere La stanza dell'erede della seconda generazione Ovvero della nostra Dade. Fatemi sapere se il nome vi piace E ora ve la voglio mostrare immediatamente Tesoro Oh, eccovela qui ragazzi È... Bellissima, io la adoro. Non a caso poi ragazzi lei aveva già i capelli rossi, scusate, gli occhi rossi e quindi proprio segno del destino praticamente ragazzi, doveva essere lei. Quindi tesoro, eh, direi di iniziare, vabbè, c'è la festa della Pasqua, ma quello che interessa a noi ragazzi sono gli obiettivi. Quindi inizia, usa e fatti una doccia. Stessa cosa farà il babbo. Vieni qua, caro, fa... canta sotto la doccia. Guarda che ti passa subito, e la mamma, invece, ecco. Tra poco anche lei si sveglia. La nostra Violet dovrà preparare qualcosa perché, sicuramente, la Pasqua vorrei festeggiarla perché questo, ragazzi, in realtà è un episodio più introduttivo. E visto che abbiamo iniziato ufficialmente la seconda generazione, ragazzi, mi sembra come minimo in più che giusto mostrarvi quelle che sono le regole, cioè, meglio, mostrarvi, illustrarvi perché. Um fondamentale insomma no siamo alla generazione 2 ovvero il rosso da bambino avevi tutto ciò che desideravi ma ora che sei un adulto in questo caso un giovane adulto pensi solo al lavoro e ti concentri poco sulle tue relazioni infatti non riesci a impegnarti in nessuna relazione romantica non hai tentazioni materialistiche a differenza del padre e il tuo cuore appartiene solo al tuo unico figlio eccola là ragazzi iniziamo già bene perché eccola chi è qui, scusate? io ho saputo dell'amicizia con Giada, va bene, ok, grazie. Eh, tratti, e ovviamente ragazzi, io ho modificato con, con la pozione, come vi avevo detto, i tratti. Per cui i tratti sono testa calda, ecco qua, snob, romantica. L'aspirazione, ragazzi, è amore, ovviamente, romantica seriale. E noi dobbiamo trovare la carriera. Ora io per lei ho impostato molti, eh vabbè, versi di tesoro, molti look. Uno di questi, eccolo qua, ragazzi. Io adoro. Cioè, secondo me gli occhiali le stanno benissimo. È veramente bella. Non, non c'è altro modo per descriverla, è perfetta. E, e quindi sì, noi. Sì, vabbè, poi tanto ci pensa tua madre, perché al momento abbiamo. Per il momento abbiamo altre priorità. Vieni qua, tesoro. Perché sì, ragazzi? Cosa dicono le regole? Ah, ma puoi darti da fare? Ma che brava che sei, tesoro. Vieni qui. Allora, dunque, la nostra dovrà. Ovviamente, come carriera, la politica. E quindi, ora che leggerà bene, immediatamente. Inizia una carriera, tesoro. Sarà uno spasso. Come organizzare sempre una festa? Beh, fa piacere, lo pensi così. Secondo me, non sarà poi così semplice. Vai così tesoro, puoi farcela. Ok, ragazzi, quindi andiamo. Dov'è, dov'è, dov'è? Politico. Dedica il tuo tempo al servizio pubblico. Dalle manifestazioni contro le ingiustizie alla raccolta di donazioni per una buona causa, o magari per intascare la sporadica mazzetta in quanto il fine giustifica i mezzi. La politica è sempre interessante. Rami della carriera: politico, eventi di beneficenza. Allora, lei sicuramente sarà un politico. Eh, 26 si Simone Lora, scusate, 8.15 Va più che bene tesoro, hai visto il lavoro Che bello e viva e uh, Sì, ok, scegli una causa da sostenere, raggiungi il livello 2 di carisma Ora Ragazzi, fondamentalmente Fermiamoci un secondo perché finisco di leggervi le regole Dunque la nostra cosa dovrà fare Molto più semplice secondo me la seconda generazione rispetto alla prima Perché dovrà raggiungere il livello 10 della carriera di politico, quindi non, è, non che sia una passeggiata, però. Ok. Poi completare l'aspirazione di amore romantico seriale non mi sembra particolarmente difficile. Magari ditemi voi se l'avete già fatta un po' come, come vi sembra. Le parte con 3625 punti che ha accumulato ovviamente eh, quando era adolescente, insomma così. Quindi io non ne ho fatto acquistare altri tratti. Quindi, ditemi voi se secondo voi eh, dovrebbe acquistare non solo dei tratti, ma soprattutto quali? Perché. Uh, io pensavo, tipo, a un um, qualcosa. Uh, ecco, i sim abili a baciare hanno un successo straordinario nei baci, ciascuno di quali ne aumenta il carisma. Perché per lei sarà fondamentale, ragazzi, sviluppare il carisma. Quindi ditemi se secondo voi dovrei acquistare abili a baciare o se invece. Mh, perché questo è così: i sim possono rendere chiunque di umore flirtante. Sì, è utile, però. Fra i due io sinceramente preferirei Abile a baciare visto che abbiamo un bel po' di punticini Poi dovrà avere un solo figlio quindi ragazzi rispetto alla caterba di figli che ha avuto Milton Qua ci ridimensioniamo parecchio Sposarsi solo in età anziana, questo è fondamentale E lasciare un sim all'altare poco prima del celebramento delle nozze Come sapete io ovviamente ho in mente una storia per la nostra generazione rossa è ovvio ragazzi perché secondo me le legacy generazionali ehm, diciamo che in, queste, in questa tipologia di legacy, ragazzi, secondo me, il, um, lava il bucato, va, renditi utile. Eh, secondo me, dicevo, la, ciò che, che è accaduto, comunque, sì, che è accaduto, ecco, nella, nelle generazioni precedenti, influenza parecchio l'andamento, diciamo, delle generazioni future. Quindi diciamo che Milton, un po' il comportamento di Milton, queste cose qua hanno sicuramente influito sulla nostra Deidre, l'hanno influenzata ehm, in un certo modo. Ovviamente quindi ho in mente una storia per lei, però volevo fare una cosa eh, carina, più che altro perché a differenza comunque ragazzi eh, di Milton, della prima, di quello che è accaduto comunque nella prima generazione, si sì, perfida con qualcuno, qua iniziamo male ragazzi, eh. Qua iniziamo male. Dicevo, a differenza di ciò che è accaduto nella prima generazione con Milton, vi ricorderete, io, ah, qui ho aggiunto la vaschetta di massaggio perché per lei, e ora vi faccio vedere la sua stanza, ragazzi, che è la sua stanza è il pezzo forte, perché prima l'avete intravista, eh, con Milton, diciamo, io ho... Ehm, ho chiesto comunque, ecco, no? Di, eh, a voi di creare le pretendenti per poi selezionare eh, quella che sarebbe diventata... Con i vostri voti, la, la moglie sarebbe dovuta diventare la moglie, ma in realtà questi non ci hanno voglia. Vabbè, eh, la compagna definitiva di Milton, in questo caso, e ovviamente ragazzi mi è dispiaciuto perché quando si fanno un po' queste, diciamo, selezioni qua, fra virgolette chiamiamole così, anche se non sono delle vere e proprie selezioni, tesoro, ti cambieresti d'abito perché ho paura, ecco, che mi congeli. Indossa questo. Quando si fanno un po' queste cose, quindi si chiede di creare ehm, future mogli o comunque in questo caso pretendenti e cose del genere. La pecca, ragazzi, è che poi ne viene votata una, e quindi le altre vengono escluse. Noi abbiamo visto che sono state molto presenti nella vita di Milton, eh, anche se non, poi non sono state scelte le altre pretendenti, però obiettivamente a me dispiace sempre un po', ragazzi, quando vengono ehm, escluse. E per questa seconda generazione. Avevo in mente qualcosa, vieni a pulire la vaschetta, tesoro. Avevo in mente una cosa, ragazzi. Ovvero la nostra. Ora io non mi ricordo tutti gli step, sinceramente. Però posso vederli effettivamente, ragazzi, sono proprio fessa. Vabbè, se te stai col plumbo gelato tutta la vita quindi lascia stare. Vabbè, trovate un fidanzato, una fidanzata, lei ce l'ha perché vi ricordo. Ehm. Uh da adolescente ognuno dei, dei pargoli di Milton ha avuto il suo amore adolescenziale è quello che purtroppo in questo caso vi ricordo ve lo mostro ragazzi perché per chi non ha seguito insomma mi sembra anche giusto il nostro Orione ragazzi che è il nostro adorabilissimo eh, alieno però qual è il problema ragazzi miei? Ecco, come potete vedere, consegui il livello 4 di carisma, ci lavoreremo dai tre primi baci, quindi Orione addio. Consegui il livello 6 di carisma, stringi forti relazioni romantiche con tre sim allo stesso tempo, bacia 10 sim e soprattutto per completare, trovati 8 fidanzati o fidanzate. Guadagna loro in tre appuntamenti. Vabbè. Quello che io volevo dire, appunto, ehm, sapete che a me piace sempre coinvolgervi comunque nelle mie challenge se posso. Quindi, visto che la nostra dovrà baciare 10 sim, trovarsi 8 fidanzati o fidanzate, avere 3 appuntamenti, 3 primi baci, vabbè, tutte ste cose. Se volete, potete creare quelli che saranno gli amanti, ragazzi, almeno per il momento. Gli amanti, perché fra uno di loro potrebbe. Esserci, vi ricordo appunto che una uh, delle regole dice appunto che la nostra potrà sposarsi solo in età anziana Quindi avrà un marito, avrà un marito E fra questi, ragazzi, potrebbe esserci il, il suo futuro marito Come sì, come no, chi lo sa Però, intanto, se avete piacere uh, e volete creare in, per il momento gli amanti, ecco, no? I, i fidanzati, chiamiamoli così Della nostra Deidre Tranquillamente, ragazzi, create, create, create. Io volevo prendere un cucciolotto per la nostra Deidre. E per lei avevo in mente, ragazzi, una volpe. Quindi, sempre se avete piacere, altrimenti la creerò io tranquillamente. Uh, vi chiedo di creare, oltre agli amanti, ecco, uh, una volpina o un volpino, maschio, femmina, come volete, che trasferirò nell'unità familiare della nostra Deidre, che vive appunto con Milton e Violet, ma è lei l'erede, e vi chiedo appunto di darle un nome, uh, o di dargli un nome comunque che richiami sempre un po' il colore rosso. Non deve avere come Deidre in questo caso la parola red all'interno del nome, quindi può essere uh, il nome che, che preferite, ecco, per esempio anche, non so, Rossana adesso, o così, per dire una sciocchezza. Quindi. Se avete piacere ragazzi, altrimenti se non riceverò ovviamente eh, nessuna volpe sarò io a, a crearla per, per lei, ecco Perché mi piaceva questa idea di darle, eh, come Milton ha avuto il nostro bandit, mi piaceva l'idea di dare anche a lei un animaletto Quindi direi che in assoluto dobbiamo scegliere una causa da sostenere Ora, eh, mm, mm, carriera politica ok, perché ragazzi non mi ricordo una ceppa Carriera politica, scegli una causa Fondazione contro il crimine, nessun sim abbandonato, parla per gli alberi, simoleon per tutti, uniti per il mondo. Ora, lei sicuramente sceglierebbe nessun sim abbandonato. <ride> per ovvi motivi. Perché la nostra ragazzi, diciamo che farà carriera, eh, dovrà comunque cercare di ottenere dei voti, no? E quale modo migliore di far carriera? Lei non è tanto a favore delle mazzette, secondo me, a meno che non lo richiederà il gioco, lei diciamo che vuole utilizzare altri sistemi per convincere. Ehm, per convincere gli altri ecco, a darle i voti. Ecco, avete capito? Quindi, ebbene sì, allora, metti qui e direi che a questo punto, Milton Caro, potresti tipo, ma no, facciamolo solo con voi. Sì, perché questa comunque, ragazzi, è una cosa un po' come dire simbolica. Invitare di nuovo tutti non mi sembra il caso. Quindi, Milton tesoro, potresti um, chiamare al pasto grandioso? Vai tesoro. Ovviamente gli altri ragazzi, io li ho sistemati tutti, ho dato i tratti che mi avete indicato, per chi me l'ha ha indicati ovviamente gli altri li ho scelti io. Ehm, e sono tutti belli, felici e contenti con le proprie compagne o compagni. Quindi seduti e mangia, mazza, belli seduti così proprio. Uh, si sì, va bene, ok. Uh, ah, mia figlia, il mio piccolo pasticcino è cresciuto, è eh, certo Milton. Quindi direi che a questo punto puoi condividere le insicurezze con lei tu. Ecco, diventa parte del criminale, ragazzi. Vi ho detto tutto. Ehm, interpreta la scena romantica per le mance. No, Milton, non sei più tu l'erede. Quindi non devi star qua, uh, come dire, no? Testa al siero, direi di no. Uh, vediamo un po': dov'è, dov'è, dov'è. Condividi le insicurezze. Perché comunque, Milton è un insicuro. E tu usa interazioni buffe con tua figlia. Ragazzi, fatemi veramente sapere se Deidre vi piace. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi, io vi faccio un primo piano. Io la trovo perfetta, cioè veramente è stupenda. Mi piace tantissimo, tantissimo. Eh sì. Ho completamente, cioè non lo so, il, il rosso, Poi questo tipo di rosso le dona veramente tanto. Questi due sì, vabbè, abbiamo capito. E tesoro, dai... Mm. Chiacchiera con la tua mamma? Eh bene sì, ragazzi miei. Intanto, io vi mostro la sua stanza perché quello è il pezzo forte. Allora, qui è sparito un oggetto. Io vi giuro, avevo messo un altro candelabro che è sparito. Vabbè, dettagli. Allora, questo è il suo armadio, ragazzi. Che voglio dire, minimo. Qui eh, offre da bere ai suoi ospiti quando entreranno qui. <coughs> Scusate, ragazzi, un orologio e guardate questo spazio. Il letto di una regina. Qui è sparita anche una lampada, ragazzi, vi giuro c'era. Ma è sparita. Qui non lo so perché ogni tanto qualche bug mistico mi fa sparire gli oggetti. E qui questo separè, dietro al quale c'è questo specchio. Io lo trovo, ragazzi, la trovo una stanza altro che degna di una regina, di più. Quindi per il momento, per favore, potremmo... Sì, ok, stavo controllando. Luci automatiche, uh, tutte le luci. Quindi spegni, tesoro. Fatemi anche sapere se vi piace la casa, com'è stata... Com'è cambiata, insomma, ecco. Cara, non dovremmo continuare a prendere le mosche. Dovremmo rivalutare l'idea di sposarci, capisci? Sì, ma guarda. Mm, cioè, non lo so. Dovrei pensare al cibo, alla musica. Ormai abbiamo entrambi un'età. Forse. Eh, tesoro, tu sei ancora giovane. Vabbè, la cosa mi puzza, di la verità. Non vuoi sposarti, è così? <ride> ma scherzi, è una festa per me, è eh, certo. Come no, vabbè. Quindi, cara. Eh sì, eh, proprio ti spanzi da ridere. Allora, dunque, hai ottenuto il punticino di carisma, eh? Per carità, però ottenerne uno in più male. Non farebbe, quindi dai, resta un altro po' qui. Uh -huh. Non voglio che mi, mi tiri un'altra bidonata, Violet. Lo vuoi capire? Eh? Guarda, che ho dovuto fare mesi e mesi di terapia, leggere libri per riprendermi. Dopo quella bidonata che mi hai tirato su Sixam, hai capito? Oh, sono dovuta andare sui forum a cercare consigli per superare il trauma. Tesoro, lo so, ti ha lasciato come una statua all'epoca, però... Ora le cose sono cambiate, capisci? Siamo entrambi più maturi, cioè, vabbè, come no. E mh, Direi che a questo punto, giusto per non far andare la, la Pasqua, ragazzi, in modo miserabile... Balla e suona musica, ok, sì. Perché no? Perché no? Venite qui... Accendi, potremmo fare... Ma facciamo... Latina! Perché no? Vieni a ballare tesoro, dai, lascia stare Milton. Fai romanzia, va bene, farei romanzia con tua figlia più tardi. Balla! Tesoro, basta così. Cerchiamo di realizzare anche qualche desiderio, ragazzi, per... Ecco, asciuga il bucato, come dire, anche per avere qualche punticino, detto proprio fra noi. Però potresti ballare con Madonna Milton, tu sì che sei proprio... Mi insegni a ballare a lui, ma stiamo scherzando, vabbè. Ehm... Tia, sì, guardatelo qua, ragazzi. Che coppia. Vi volevo inoltre dire una cosa, chi è? Giada, si sta chiedendo se mi piacerebbe che ci trovassimo da qualche parte alla spa Alla spa, eh mm, No, per ora no Perché vorrei, ecco, a questo punto, ragazzi, ripeto, questo primo episodio fondamentalmente è introduttivo Volevo, ecco, esercitare a parlare davanti allo specchio per un'ora Volevo più che altro mostrarvi le regole e tutto E anche informarvi di una cosa la terza generazione prevede un, diciamo, un legame particolare tra Milton e il nipote o la nipote che avrà. Quindi ragazzi, cosa ho pensato di fare? Visto che Milton non è più l'erede e quindi non, non ce ne frega niente fondamentalmente di quello che fa Milton, ho pensato di... Eh, Dov'è? Ecco. Di azzerare di nuovo la barra della, della vita. Resterà anziano, ovviamente. Uh, perché sì, cioè nel senso, comunque. Um, è utile per la terza generazione, ecco. Mentre invece quella, ovviamente, di violet non l'ho toccata, ragazzi. È sempre qui. Fra otto giorni mi diventa anziana. Tesoro. Lava il bucato, dai. Eh. Che duri lavori che ti toccano, le mansioni domestiche. Lo so, è veramente. La vita è dura, tesoro. Eserciti a parlare davanti allo specchio per un'ora. Eh, e volevo anche, come dire, no? Poi ti metti magari a ballare un po' anche tu, tesoro, dopo che hai. Prepara un pasto da gourmet. Sì, vabbè. Vediamo un po'. Guadagna eh, l'argento in un evento di festa con cena. E eh, perché no? Potremmo farlo, ragazzi. Potremmo farlo. Dai la caccia all'uovo, va. Milton tesoro, mh, vai a dare anche tu la caccia alle uova. Direi che ecco, della caccia all'uovo, della caccia all'uovo, della caccia all'uovo, cercate le uova, fate quello che vi pare. Festival delle spezie, no, per lei ragazzi, io non immagino mh, un futuro, diciamo. Ecco, forse è la sfida del Kerry, effettivamente poteva anche starci. Però, non ce la vedo, sinceramente, come dedicarsi alle piante come ha fatto Milton. Milton che, tra parentesi, durante ormai la sua... posso? Molla, molla il piatto, bello, dicevo, durante la sua vecchiaia si occuperà di altro, perché ormai, no, è libero di potersi dedicare a ciò che vuole, quindi, oltre al giardinaggio, ragazzi, o per lui, ho anche pensato... E l'avete visto ormai da tempo a questo, a fargli, a fargli sviluppare l'abilità missilistica. Non so perché, cioè, nel senso, lui può andare su Sixam come quando vuole, però mi piaceva l'idea, insomma, la vedo una cosa più completa per uno scienziato come lui. Un percorso che, sì, non, non lo so, lo vedo meglio. Eh, quindi, pozze ce ne sono da asciugare. Ripulisci i piatti, tesoro, guarda. Vai, ripulisci. E quindi ragazzi, fatemi sapere se la casa vi piace, sistemata in questo modo. Se vi piace il nome che ho scelto per la nostra semmina de della seconda generazione e soprattutto ragazzi, se vi piace anche la sua stanza, se vi piace il cambio look, insomma, se vi piacciono un bel po' di cose. Diventa flirtante che non lo so. Eh, racconta la barzelletta chi se ne frega, raggiunge il livello 3 di carisma, perfetto. Sei già a livello 3, tesoro. Oh, iniziano ad arrivare, perfetto. Vai qui insieme, su. E poi balla insieme, scatenatevi ovviamente. La nostra cucina per le sue ospiti, tu caro? Vuoi chiederle come è andata la giornata? Va bene, ok. Mamma mia, ragazzi, che classe! Che classe, allora fermi, uh, dov'è? Ecco, poi Brinda perché ci manca, vero? Bevete poco in questa casa, eh, Milton? Oh, guardatele tutte cresciute, tutte giovani adulte. Io ho sistemato ovviamente i loro Rook, ragazzi. Dov'è la tua gemella? Dov'è Mira? Eccola qua, ragazzi. Mira, eccola qua. Sono bellissime, proprio. Sono bellissime. Quanto a pulire, chi se ne frega? Perché tanto, voglio dire, Ehm. Um... Ci vedo una tipa che fa le pulizie ragazzi Non ce la vedo Però la socialità invece si sì. Chiacchiera un po' con le tue sorelle E per esempio Sicuramente lei è avvantaggiata ragazzi Perché ha tanti fratelli e tante sorelle Con cui può A cui può chiedere voti Fondamentalmente ecco Quindi descrivi la nuova idea E raccontale che hai deciso di Intraprendere la carriera politica ovviamente tesoro Vai La tua carriera politica? Ma certo, voglio come dire, cambiare questo mondo. Eh, immagino, tesoro. Immagino. Vedi, nostro padre ci ha insegnato che nessun sim va abbandonato e bisogna prendersi cura di tutti. Beh, insomma, tesoro. Non è stato proprio quello l'insegnamento di papà. Eh, sì, basta, tesoro. Basta. Vai, vai a chiacchierare un secondo con tua sorella. Dicevo, dov'è? Dunque, dovresti informarle. Carriera politica. Uh, potresti ispirarla alla causa? Ora non ce lo chiede, però. Vabbè, noi proviamo. Più che altro per raccontarle un po' del tuo lavoro. Ispira la causa. Vedi, è importante. Mmm. Portare ancora avanti gli insegnamenti di nostro padre. Nessun Sim va abbandonato. Hai visto? Lui non ha mai abbandonato tua madre. O le altre pretendenti, tesoro. Non, non sono diventate pretendenti perché non voleva abbandonare nessun Sim. Erano altri motivi. Vabbè. Eh, ispirazione per Genova. Grazie per aver promosso con successo la causa. Ok, perfetto. Ma sì, nostro padre è stato pulito fino in fondo. Beh, insomma, ragazze mie, non lo so. Pianifica di avvolgere la pancetta attorno a tutto. No, vabbè ragazzi, non ci credo. Eh... Guardateli, che dolci. Ecco, avete brindato così. Bene, mi fa piacere. Bravi, complimenti. È eh. sempre a sbronzarsi qua. Una scusa. C'è sempre qualche motivo per... Eccoli eh, lì. Sempre una scusa ragazzi. Quindi spegni sto coso. Milton, hai chiesto come è andata la giornata. Fai fighi fighi con Violet Milton. Ste cose sono pericolose alla tua età, ricordati. Io non voglio dire altro. Si sì, basta cucinare sempre, tesoro. Ma è arrivato il coniglio Pasquale? Ma dov'è il coniglio Pasquale? Non, non lo vedo il coniglio Pasquale, ragazzi. Ma dove l'avete visto? Ma papà non ha ingaggiato il coniglio Pasquale. Ma ragazze, siete giovani adulte. Comunque trasferirsi è stato difficile, eh? Ma scherzi, ora è una camera, so, con il letto tutto per lei. Una senza tutta per lei, ma stai scherzando, figurati. Ragazzi, sono una persona pulita. Sarei un lama a dire che non mi manca la mia gemella, eh? Certo, tesoro. Sì, certo, come no. Mm? Intanto posso dedicarmi all'arte, hai capito? Eh? Trasferirmi e trovare la mia indipendenza è stata la cosa migliore che potessi fare. Sì, va bene, ok ragazzi, abbiamo capito. Comunque avete sentito? Eh? Nostra sorella dovrà leggere libri e libri sul carisma perché ha deciso di fare la politica. Ma è bellissimo prendersi cura degli altri, nostro padre ce l'ha insegnato. Vedi brava, lei ha capito, vabbè. Vostro padre si prendeva cura delle vostre madri in altri modi ragazze, non avete capito un pero. Comunque, vabbè, mi fa piacere. Molto, sì. Eh uh, Sì, perché la causa che ha scelto comunque la nostra Deide ragazzi è stata obiettivamente influenzata un po' da, da, dalla vita che ha avuto, insomma dalla crescita che ha avuto, da, dallo stile di vita che ha avuto Milton fondamentalmente, quindi... Sì, la Pasqua però può finire perché tanto ormai ha avuto successo, ha avuto termine, ha avuto successo, perfetto. Scopri cosa sta succedendo. Perché Milton cosa sta succedendo? Non sta succedendo niente, non ti preoccupare. Comunque non scoppierà certo la guerra. No? Quando um, Orione si trasferirà qui. Ma certo! Non c'è bisogno che guarda. Um, è perché lei, ragazzi, in questo momento vive con Orione. E il suo compagno. Che è Lucas, se non ricordo male, ragazzi, scusate, ma 300 nomi in testa. Ehm. Um, non sa che sua sorella, però. Come dire che se è legata così presto, non ha proprio voglia di legarsi adesso, no, non è molto. Non la ispira molto l'idea di, di legarsi al momento. Anche perché legarsi significherebbe dover sacrificare. Vai in bagno, tesoro. E Dover sacrificare eh, la causa. E lei non ha alcuna intenzione di farlo, ragazzi. Cioè, nel senso, le vuole dedicarsi anima e corpo alla politica. Corpo soprattutto, visto che insomma avete capito. Uh, Milton caro non apprezzerai ciò che ha in mente tua figlia. Dici? Eh, è tutta suo padre, è proprio quello il dramma, esatto. E quindi ragazzi, sì, la nostra vuole, come dire, restare libera e felice come una farfalla per volare di fiore in fiore. Ecco, uh, quella è l'ape, ma vabbè, abbiamo capito. Quindi... Eh già.. Ma no, per il momento voglio essere libera. Eh, mh, capito tesoro? Eh, dolcezza? Ma guarda che la vita non è un gioco. Orione come la prenderà? Ma guarda, ci stringeremo per mano e vedrai che capirà. Dici? Non credo la prenderà così. Io prevedo un po' di nuvole nel tuo percorso. Davvero? Io invece tanto sole. Dai retta a noi, siamo le tue sorelle. Guarda che è un bravo ragazzo e poi un alieno, sì, vabbè, vi prego. Cambiamo musica, ok? Non è che perché uno ha fatto la monnezzata di legarsi quando era un adolescente Che ora deve restare legato tutta la vita Io l'ho detto che scoppierà una guerra quando Rione lo verrà a sapere Oh, vi prego Smettetela Eh? Non ho intenzione di legarmi, l'ho detto Ok? Eh? Non sono come quell'insetto che vuole legarsi subito Tesoro, quale insetto hai visto? Cioè, nel senso, boh, vabbè E quindi, sì, ragazzi la nostra ha ben chiaro in testa il percorso da intraprendere. Quindi, ragazzi, con l'immagine della nostra Deidre pronta, questo è l'abito che ho scelto per lei per il lavoro. Guardate quant'è bellissima, ragazzi! Fantastica. Oggi è pasquetta e penso non dovrà andare perché è così. Infatti, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere veramente se. Vi piace il suo look? Ora uh, magari non questo perché mettiamo di nuovo c'è qualcosa, di vedete tutto il rosso, tutto il rosso, ragazzi, 800 vestiti. Quindi sì, mettiamo questo per esempio. Se vi piace, come dicevo, il suo look se vi piace il nome che ho scelto per lei, se vi piace la stanza, la casa, comunque come è cambiata, eh, l'idea comunque che possa avere come animale domestico una, una piccola volpe, ovviamente ragazzi decidete voi se farlo cucciolo, se farlo già adulto, eh, decidete voi come fare. Ecco, potete ovviamente inserirlo all'interno se volete comunque ehm, creare un... Ehm, Uh, ecco un, un amante diciamo un fidanzato chiamiamolo così per la nostra uh, Deidre volendo potete, potreste anche inserirlo con lui poi ci penserò io a separarli e a inserire il, il volpino o la volpina che verrà scelto o scelta all'interno dell'unità familiare Rainbow quindi ragazzi se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione Nell'info box ragazzi trovate Tutti i vari modi per contattarmi Trovate la programmazione del canale, le playlist eh, La programmazione del canale, insomma trovate di tutto Ma soprattutto il link al canale dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC, mi raccomando Andate in tutti i loro canali ragazzi Iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente La pena, nel prossimo episodio Vorrei festeggiare la Pasquetta In famiglia ragazzi, quindi questa Volta magari invitare. Um, o magari perché no, se riceverò magari qualche già qualche um, fidanzato. Magari potrebbe essere una sorta di appuntamento. Vediamola in questo modo vediamo un po', ragazzi, vediamo come si metterà le cose. Altrimenti potrebbe eh, potremmo festeggiarla in casa Rainbow. La vediamo un attimo. Ovviamente, ragazzi, il tempo di fest piccolo festeggiamento, e poi inizieremo a dedicarci agli obiettivi della nostra ovviamente sia dal punto di vista lavorativo ma soprattutto dal punto di vista del romantico seriale. Quindi ragazzi fatemi veramente sapere se deciderete di creare o meno un fidanzato o anche solo se volete dare un'idea per il nome da dare alla volpe, ecco ragazzi non, non, non siete costretti per forza a crearla. Io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, un fantastico inizio settimana, vi rimando al prossimo sul Soul Simmers. and none.